Ancora un buongiorno, ma non è un buongiorno qui da Olbia, davanti alla passerella dell'Alan Kurdi. Mi sono seduto davanti alla passerella al momento dello sbarco di questi immigrati clandestini che sono arrivati da poche ore qui al porto di Olbia, fuori cittadini in pacifica protesta. Mi sono seduto all'arrivo del prefetto di Sassari, cui ho formulato anche una richiesta che sto formulando da diverse ore, ovvero di poter far accedere a quest'area i consiglieri regionali della Sardegna, rappresentanti del popolo sardo, a cui è stato negato l'accesso. Qua si aprono le porte ai clandestini e in malo modo vengono lasciati dietro alle cancellate, alle sbarre, i consiglieri regionali che vogliono anche verificare quanto sta succedendo. Una Sardegna che è colpita dall'immigrazione clandestina sulle coste del Sulcis, con gli sbarchi di clandestini dall'Algeria e ora questo pericoloso precedente, la ONG Alan Kurdi, che arriva con questi immigrati clandestini. E quindi ho detto al signor prefetto di Sassari che fino a quando non vengono fatti accedere a quest'area i consiglieri regionali della Sardegna, io da qua non mi muovo, dimostrando pacificamente contro questa vergogna e contro anche il trattamento che hanno ricevuto i rappresentanti del popolo sardo.